cazzo guardi? Salve a tutti ragazzi, benvenuti al nostro primo video sul canale. Ripeto, il nostro primo video sul canale. Ragazzi, sono carico come una molla. E ho pensato, cavolo, è il primo video sul canale. Perché non portare qualcosa di nuovo? Non è nuovo. O qualcosa di bello, qualcosa che faccia ridere. Fa ridere, cosa di nuovo? Fa ridere, faccia ridere. Non è nuovo. Qualcosa di super, dove noi possiamo sentirci degli dèi in confronti a queste persone create a nostra immagine e somiglianza, ragazzi. Signori e signore, benvenuti su The Sims 4! Bene ragazzi, possiamo iniziare la nostra partita. Sì, oggi siamo su The Sims 4, qualcosa davvero di nuovo che non si è ancora visto in giro, ragazzi. Però si è stravisto in giro, sei un povero idiota che non sa fare video su YouTube. Ok ragazzi, io direi di dare il via alla nostra nuova partita. Perché? Perché sì. Quindi iniziamo a creare il nostro personaggio, ragazzi. Deve essere qualcuno davvero di molto sexy, davvero di molto DeRoy Benarla. Eccolo, proprio lui. Allora, vediamo. Ah, Fenaya. Mastrolindo. È lui, ragazzi. È proprio lui. È lui. Abbiamo trovato Mastrolindo. Quindi abbiamo già trovato il nostro personaggio. Mastrolindo. È tale quale. È proprio lui. Ma è tale quale. Abbiamo già scritto il nome. Aspettate, aspettate. Mancano. È lui. No, ho sbagliato. Magari bianche. Ecco. Bianco. C'è qualcosa di bianco? Capelli coordinati. Ma non li ha! Abbiamo creato il nostro Mastrolindo, ragazzi. Vediamo un po' a livello fisico. Ecco. Mastrolindo magari non è così. Lui è un po' più... Ecco, eccolo. Fermi tutti. Assomiglia anche un po' a Krillin. Poi lui è così. Il nostro Mastrolindo è strapompato. Ok, Google. Cercami Mastrolindo. Vediamo un po' dalle immagini. Non me ne frega di Google Maps. Magari se te ne esci... Ah, è a mo' di gelataio, ragazzi. Quindi noi creiamo il nostro gelataio. Magari prendiamo questa, non rosa, ma bianca. Pantalone bianco. Ragazzi, lo stiamo... Mamma mia, è tale quale. È identico al nostro Mastrolindo. È lui, ragazzi. È lui, è lui. Magari cambiamo gli... Ok, ragazzi, il nostro Mastrolindo è pronto per gli abiti quotidiani. Mentre per abiti formali... la la... Che eleganza, che eleganza. Ma io il nostro Mastrolindo, ragazzi, lo vedo un po' più ecco, un po' più così. Sempre bianco, rimanendo sul bianco, raga. Per andare a correre invece il nostro Mastrolindo, ho trovato cosa mettergli. Ecco qua. Beh, per una volta sarà di scarpe nere, tutto nero. Ecco, no, magari così un po' da... Ecco, via, trovate. Raga, trovato, via. Il nostro Mastrolindo girerà così con i suoi muscoli belli, possenti e poderosi. Passiamo agli abiti di notte. Gli abiti di notte. Magari un Mastrolindo conviene che giri così. Ecco. Senza asciugamano, con due con i coniglietti, ragazzi, ecco. Abiti da festa. Signori, abiti da festa. Quali gli possiamo mettere? Bello questo. Modi alieno e cappello da cowboy. Bene, ragazzi. Ok, per andare... E la Madonna. Oh, you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong. Per andare, invece, al mare, magari togliamogli qualche oggetto. Gli occhiali glieli lasciamo perché fa figo. È il costumino viola che non mi piace. Perché viola? Quando ci può essere un bel ghepardato, ragazzi. Dai, ecco, ora sì che è un vero Mastrolindo con due maroni così. Oh, il nostro Mastrolindo gelataio, ragazzi, è pronto. Bene, diamogli le caratteristiche. Adesso, Mastrolindo, non per cattiveria, ma lo vedo molto come... Bah, dai, ci aiuta, quindi è una persona molto buona. Essendo molto buono, Mastrolindo ci aiuta molto a pulire. Quindi compriamo i suoi oggetti, cioè compriamo i suoi detersivi. Ecco, compriamo i suoi detersivi. E quindi per me è molto Kakarusimola. Ecco, magari che io voglio far uscire soldi facendo così. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Money, money.
geniale, perché... Fanti! Ecco. Lo vedo molto come una persona geniale, perché creare dei prodotti che puliscono così al volo, ragazzi, non è facile, Bene, cosa gli possiamo fare? Eccolo. Favolosamente ricco. Una carriera di successo. Favilla della villa. Si pensa soltanto a possedere la casa più grandiosa e fantasiosa. Boh, io direi che un bel favolosamente ricco con sapienza affaristica come caratteristica bonus, cioè che i sim con appunto dice i sim con sapienza affaristica guadagnano più denaro della norma durante la carriera. Quindi ragazzi, io direi che potremmo guadagnare i nostri big money grazie a Mastro Lindo. Bene Mastro Lindo, sei pronto? Iniziamo. Allora, case disponibili abbiamo Torrentello. Orco Giuda, che bella. Tugurio Margherita. E abbiamo Crick Cabana, chiedo scusa. Poi qua ci sono diversi lotti vuoti. Quindi ragazzi, io direi una via di mezzo. Questo 15.000, questa 13.000. Questa è quella che costa di più, perché essendo anche il lotto molto più grande, io direi di Torrentello. Ecco, io direi di andare là. Ragazzi, il nostro Mastro Lindo è pronto a cominciare. Lo vedo bello carico. Sì, è pronto. Ok ragazzi, io direi intanto in primis di tirare giù queste mura, perché sono una bella rottura. Di guardare un attimo la casa. È carina. A parte il televisore, del resto è molto carino. Ci sta come casina, dai, iniziale. Ecco. Comunque, per iniziare, io direi di cercare lavoro. Io sceglierei appunto uomo d'affari, perché il nostro Mastro Lindo ha voglia di vendere i suoi prodotti anche su The Sims 4. Quindi, perché non incominciare? Diventeremo inizialmente tecnico dell'ufficio postale. Ok. Guadagneremo $16 all'ora, però dai, io direi che può andare bene, ok? Perfetto, inizieremo quando? Quando iniziamo? Lunedì, domani. Comunque, volevo dare una comunicazione, essendo appunto il primo video del canale, non sapendo bene di preciso che cosa portare, non sapevo bene, ecco, io non volevo portare sempre le solite cose. Cos'è? Fermi tutti, cos'è? Peschite, è un cristallo. Comunque, dicevo, comitato di benvenuto. Il quartiere ti dà benvenuto, gli abitanti verranno a farti visita, a conoscerti, magari ti porteranno una torta alla frutta. Ma magari, raga, non sentirti sotto pressione, familiarizza con gli altri e goditi la compagnia. Oh, ma attenzione signori, iniziano le prime cotte. Io direi su... Allè, Mastro Lindo, puoi iniziare a far colpo. Allè! 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 Attenzione, entrano tutti! Festino, ragazzi, festino. Questa è una bella signorina. Attenzione. Grazie per la presenza. No, non puoi provarci con questo qua. Guarda lì, guarda che pere che c'ha. Molto brutto di faccia, guardare. Però Mastro Lindo non ha problemi, ragazzi. Che cazzo? Oh, sei pazza? Cosa fa? C'è starnutita in faccia questa. Ma come? Raga, romantico, subito, romantico. Flirta subito. Altre scelte. Ah, attenzione, ci sta ragazzi. Chiediamo se è single. Comunque, intanto che il nostro personaggio sta annunciando lì, no? Riprendo il discorso di prima. Non sapevo bene che cosa portare nel primo video. Quindi, bene o male, ho pensato, boh, porta qualcosa di carino. Quindi, ho pensato, perché non portare dei 4? E infatti è stato portato. Raga, che vi devo dire? Comunque, ditemi voi, scrivetemi nei commenti di questo video che cosa vi potrebbe piacere che porti sul canale. Va bene anche Minecraft, per carità di Dio.
Non dico questo, essendo appunto il primo video, voglio sentire anche il vostro parere, le vostre, voglio sapere che cosa pensiate, insomma. Ecco. Comunque, possiamo andare avanti. Ok. Ma non ci parlare, non ci devi parlare, te la devi portare via. Non ti dico dove, però te la devi portare. Battute di abbordaggio. Battute di abbordaggio. Eccolo, ecco. Ho fatto la figura di merda. Oh, devo andare al cesso. Dopo vai anche al bagno. No, non chiacchiera qui. In un bagno chiacchieriamo. No, so, mi lasci il piatto lì. Non fame. Rispetto zero. Questi qui sono sul letto, non va bene. Quella è la mia donna. Vai via. Biondo, escitene. Fuori. Chiedi di andare via, vai via, vai via. Oh, vai, vai, e tu sul letto, romantico, flirta, 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 flirta. Vai, vai. Eccola, anche lei agganciata, ragazzi, anche lei agganciata. Entusiasmati per la torta alla frutta. Se ne va, se ne va. Guardateli con i suoi prodotti. Come va il nostro mastro Lindo? Vai, direi di farci una doccia. Dai, alla fine facciamoci una piccola doccia e poi di portarlo a letto. Bene, ragazzi, io direi che dopo che ha finito e l'abbiamo portato a letto il nostro mastro Lindo, aumento un po' la velocità. Grazie. Bene, ragazzi. Allora, io posso dire che l'episodio di oggi si conclude qui. Spero che il video vi sia piaciuto, essendo il primo del canale. Lasciate dei bei pollicioni. Se non siete iscritti al canale, vi chiedo di iscrivervi, condividete. E mi raccomando, gaming is not a crime. Noi ci vediamo la prossima volta. Bella, ragazzi! Good night.